Eccoci tornati su Megaton Musashi Wired, continuano le avventure di Yamato alla difesa del pianeta Terra. Nello scorso video è successo un casotto, praticamente c'è uno che se ne va in giro da uccidere tutti quanti i piloti di Rogue. E anche noi siamo dei piloti di Rogue, quindi dobbiamo stare molto attenti. Dunque, che bisogna fare ora? Tattiche feline. Yamato, ancora confuso per la situazione e per l'improvviso cambiamento di Asuna, decide di lasciar stare e tornare a casa. Ma come? La cosa che trovo strana è come gli alieni sappiano chi sono i piloti, cioè hanno accesso a delle informazioni riservate. Asuna, mi stavo chiedendo, quando è che hai iniziato a seguire la gente? Oh, non l'ho mai fatto. Non sei stato tu a venire a dirmi di starti lontano? Cosa? Io? Sì, tu. Beh, capisco. Deve aver provato a parlare con Yamato. Questa è l'occasione buona, un solo colpo al cuore ed è fatta. E quindi ora di nuovo la principessa. Sì. Cosa? Se non ha niente da dirmi, vado a casa. A questo punto non ho altra scelta. Oh no, scusami. Che ne ha preso? Comunque in una strada così pulita c'è un solo sasso. Allora è vero, Asuna è Yamato. Sei un po' gelosa, Kiyoka? Non dovresti. Oi, interessante. Professor Soji Akamada, che cosa ha intenzione di fare con quel coltello? Oh, ma sono i genitori di Teru? Ciao figlio mio, wow! Sei tornato presto? Sai che c'è? Penso io alla cena stasera. Oh, ma che ti prende? Un padre coscienzioso e una madre gentile. Un bel quadretto familiare. Non vedo l'ora di scoprire cosa cucinerai. Non importa cosa dicono gli altri, tu sei il poco migliore che c'è. Ma che dici, mamma? Non sarà mai alla tua altezza. Usando la manipolazione dei ricordi per ricreare le famiglie di quelli che l'hanno persa. Proprio così. Questo intero mondo è una bugia. Oh, quindi non sono veramente i genitori di Teru. Accipicchia, che disastro. Ma il coltello o pugnale, non è proprio un coltello, più un pugnale l'ha preso proprio il professore, quindi niente, possiamo andarcene a casa. Ah, sono esausto. Che diavolo ne prende Asuna? Ah, il tizio col gattino. Ora controlli Reishi a Mimiya. Sì, me ne sono accorto. Ma se io andassi tipo a casa. Non si può andare a casa di Yamato. Non puoi andare lì. Che sia un robot, Reiji? Un androide? Io sono quello che ti conosce meglio di tutti, Reiji. Simon Ryder. Sarai figlio, non lo so. Direi che stavolta sei stato bravo. Mi hanno detto che l'addestramento sarebbe finito se ce l'avessi fatta. Sei un vero prodigio, comandi Rogue come nessun altro. Ah! Non voglio farlo, non potrò mai essere all'altezza delle tue aspettative. Non dire sciocchezze, è per questo che sei stato scelto. Te l'ho già detto, non posso combattere. Reiji. Oh no. Professore, abbiamo un problema. Segnali compatibili con i Tractor in avvicinamento verso la Geo Research Corps. Allerto le forze di difesa aliena. Aspetta! In un certo senso è una bella coincidenza. Ah, hai capito il vecchietto. Vecchietto, insomma. Hai capito lo scienziato. Ora possiamo controllare i rogue con Reiji. Questo posto? Non ora. Bene, solo ancora un po', Reiji. Sono davvero quello che ti conosce meglio di tutti.
Controllare la mente del gatto e portarlo qui. Il piano è riuscito. Eh già. Hangar dei Rogue 2 puoi accedere. Cosa? Ma aspetta. Ma quindi è sempre la stessa struttura? Magari. Eh sì, è sempre. Pare sempre la stessa, ma non, forse non è. Dove stai andando? Miau. La cabina di pilotaggio. Non dovresti essere lì. La missione inizierà dopo il passaggio al prossimo obiettivo, cioè entrare qua dentro. Ma questo è Achilles. Si sta muovendo! Reiji, prendi il controllo di Arthur! I Director si stanno avvicinando alla nostra squadra di ricerca. Proteggila. Questo è il tuo compito, è per questo che è sempre quello con te. Il collare! Mio padre sta di nuovo cercando di controllarmi! Te l'ho già detto, non combatterò! È inutile che provi a resistere, verrai impiegato in quella nuova macchina, Arthur. Ma wow, ma vola quindi? Che bella! Ha quattro zampe, è un cavallo! Pegaso! Ah, hai capito, che carina! La macchina, non carino il rogue, carina la macchina! Ma tutto ciò è bellissimo. Cioè, noi stiamo pilotando un Pegaso. Si sta muovendo da solo. La squadra di ricerca è sotto attacco. Le macchine di classe Diver stanno venendo abbattute. Eh? Se te ne vai ora, i tuoi compagni moriranno. Combatti, Reiji! Sei l'unico in grado di tirare fuori il vero potenziale di quella macchina. Non posso combattere, devo tornare indietro. Allora, vediamo un po' intanto le armi che abbiamo a disposizione quando si deciderà a combattere il Tato. Reiji, va tutto bene? Lo hai ucciso. È colpa tua, come hai potuto? Il mio amico è morto! Il gatto è morto perché ha cercato di fuggire. Se ti rifiuti di lottare, moltissime altre vite andranno perdute. No, non è colpa mia, non è perché ho cercato di fuggire. Hai ragione, non è stata colpa tua, ma ora puoi contribuire a salvare altre vite. Non posso farlo, non posso combattere. Lettura anomala della mente di Reiji. Ha davvero lo spirito di un pilota? Ishizaki, tu te lo ricordi, vero? Eh? Il giorno in cui la città è stata distrutta dal primo attacco dei Draktor. Sì, dicono che sia stato un attacco spaventoso per mettere alla prova la forza degli umani. Non avevo più alcuna voglia di vivere senza la mia famiglia. Ma Reiji mi ha regalato una nuova vita. Non morire, torna da noi, ragazzo! Non puoi morire qui, tutti gli altri sono morti. Non devi morire anche tu. Vivi, sopravvivi! Bentornato, ragazzo. Il tuo cuore si è fermato troppo a lungo, potrebbero esserci dei danni permanenti. Ma sei stato risparmiato in cambio della perdita di molte vite. È un miracolo, e ora sei tu il nostro miracolo. Ti aiuterò e ti farò da guida. In moltissimi sono morti mentre noi li guardavamo impotenti, ma io sono riuscito a salvare la vita di questo bambino. Pioveva e l'orologio segnava esattamente la mezzanotte.
Come stai, Reiji? Ti va di andare fuori per un po'? È bello là fuori, c'è un mondo intero che mi piacerebbe mostrarti. Dopo tutto quello che ha passato è come se le sue emozioni fossero scollegate dai suoi pensieri. Non mostra interesse verso nulla. Non importa, vieni. Il ragazzo! Lui! Poi è stato creato il centro di sviluppo talenti, proprio per studiare i bambini come lui. Che forza incredibile! I geni umani dell'istinto si sono rafforzati in vista di una crisi imminente, l'evoluzione proprio davanti ai nostri occhi. Questi bambini si sono evoluti? È davvero sorprendente! L'umanità è sul punto di passare a uno stato superiore di esistenza! Cosa c'è che non va? Non lo so, è andato su tutte le furie. Meritate tutti di morire. Fermati. Misero da te! Tu sei malvagio, non c'è posto per il male qui! Reiji, fermati! Trovo normale. Impossibile. Cioè, gli ha consumato tutta la vitalità. Cos'è successo? Dai un'occhiata qui. Questo è un attacco del ragazzo di ieri. Un tumore. Quello che è successo è stato provocato da un tumore nel suo cervello. C'era da aspettarselo. I loro poteri mettono a dura prova il cervelletto. Non è questa la cosa sorprendente. Nella pagina successiva c'è l'attacco di oggi. Che cosa? Il tumore è sparito! E dove è andato a finire? Quando Reiji ha posato la mano sulla testa del ragazzo. Stai dicendo che Reiji è riuscito a rimuovere il tumore con i suoi poteri? Questa è l'unica spiegazione. Che esemplare straordinario! Stiamo assistendo all'evoluzione dell'umanità! Segnale di nemici in avvicinamento. Di questo passo verrà distrutto insieme ad Arthur. Attiviamo uno spegnimento di emergenza e recuperiamolo. No, Reiji può farcela. Ma. Dopo il nostro incontro mi è tornata la voglia di vivere. Ora spingiti oltre il limite, Reiji! È morto. Non dimenticherò mai di chi è la colpa. Reiji, se ti rifiuti di combattere, questo porterà solo a più dolore e disperazione! Combatti, Reiji! Questo non sarà un combattimento, ma una vendetta! Nessuna pietà! Sì, funzionerà. L'elettroencefalogramma mostra che il driver comportamentale funziona normalmente. Naturalmente, Reiji è in grado di comandare un Megaton da solo. Però inizia a mostrare funzioni cerebrali anomale. Non c'è nulla di anomalo, è in uno stato di psicorisveglio. Cosa? Reiji ha già dimostrato di avere poteri sovrumani guarendo quel tumore. Un potere latente nelle persone, lo psicorisveglio. Un potere che si è risvegliato in Reiji, il prossimo passo evolutivo dell'umanità. Scusami, ma voglio vedere una cosa prima. Quali armi ho? Una sola. Bene. Bello. Grande. Vieni qua. Bello però, eh. È un Pegaso, mamma mia che bello. Bellissimo. Ma che gli vuoi dire?
Guarda poi quando si attiva. Grande. Dove sono i nemici, eh? A me i nemici. Ma è fortissimo. Tutti con un colpo solo, ehi. Grande. Andiamo. Bellissimo. Ora che ci penso però, com'è l'attacco più forte? Vediamolo un po' contro il boss. Ma è camminatore? Così semplice lo mandano? Vabbè, sapranno loro. Ok, fattore rapido. Lama superiore. Salta mentre colpisci il nemico dal basso verso l'alto. Quindi LY, ok. Ah, bello così. Ah, abbiamo anche rottura X, che bello. Eccolo, questo intendeva praticamente. Non devo ripremere L, ma solo L. Cioè, solo Y, voglio dire. Ah, ecco. Mi sembrava troppo bello, infatti. Va bene, non c'è problema. Questo, quindi così, L più Y, insieme. Ok, niente. Va bene, procediamo allora. Non ho ben capito qual è il problema. Ah, ok, è andato. Qualcun altro che vuole venire? Oh, abbiamo anche di rango 10 qui. Bella, frantumatore d'acciaio. Però penso che solamente il rango non conti niente se non hai anche la rarità dell'oggetto. Che cosa ho fatto? Hai sconfitto gli alieni, quegli stessi alieni che minacciano l'umanità. Ora sei morto. È tutto perché non ho combattuto. Se non avessi combattuto, molti altri sarebbero morti. Devi combattere per proteggerli.
Reiji, devi usare il tuo incredibile potere per combattere e proteggere le persone. E questo è il tuo destino, è scritto nelle stelle! Non ero riuscito a salvare nulla. Nulla, nemmeno la mia famiglia. Non avevo più alcun motivo per vivere. Ma ho deciso di continuare a vivere per vegliare su di te. È immorale fare il lavaggio del cervello ai bambini e consacrare la loro vita alla guerra. Hai costretto Reiji Mimiglia a combattere contro la sua volontà. Come osi, la Terra è sull'orlo della catastrofe, è per il bene di tutti! Se ricorriamo a questi mezzi significa che l'umanità è già perduta. Noi degli affari alieni rispettiamo gli individui, non alleviamo ed educhiamo i nostri piloti. E che mi dice il tuo prezioso Yamato Ichidaiji a cui hai restituito i ricordi e tutto l'odio? Tu e io non siamo poi così diversi. Beh... La tua squadra e il reparto medico possono lavorare insieme. Permettimi di formare un'unità speciale Rogue composta dai piloti più dotati. Concedimelo, presidente! Certo, le sue intenzioni sono le stesse, debellare gli alieni. La vittoria è la nostra priorità assoluta. Ma qui la faccenda si complica, amici miei. Un altro gatto. Anche tu sei una delle sue pedine, eh? Miau. Ti proteggerò. Diventerò forte per il tuo bene. Quindi Reiji è un ragazzo senza emozioni che però quando vede un gattino gli si scioglie il cuore. Oh! Professore, buongiorno, permetti una parola? Ah, prof. Kamada? Mi piacerebbe che venisse a trovarmi nell'aula d'arte dopo la scuola. Sì, certo. Grazie. Cos'era quella faccia strana? Yamato? Che c'è, Asuna? Devo parlarti. Dopo la scuola verresti al laghetto del parco? Mi spiace, non posso. Devo incontrarmi con un insegnante dopo la scuola. Oh, ok. Allora puoi venirci adesso? Cosa? Asuna, finiremo per fare tardi. Non preoccuparti, non ci vorrà molto. Ci vediamo lì, ok? Ehi! Ora puoi sviluppare tecniche uniche tramite lo sviluppo circuiti. Ah, questa è una cosa molto interessante allora. Devo andare al laghetto del parco. Dato che l'episodio è molto corto, andrò al laghetto del parco e poi concluderò il video. Seriamente, Asuna, che succede? Perché mi hai chiesto di venire qui? Ah, beh, a dire il vero volevo scusarmi. È solo che non sono molto sicuro di cosa stavo facendo. Non c'è problema, dico sul serio. Anche se così siamo in due a non essere sicuri. Sì, immagino di sì. Ma anch'io devo dirti qualcosa. Eh? Hai detto che eri innamorata di me. Vedi, non sono molto interessato a questa faccenda dell'amore, quindi lasciamo perdere, ok? Cosa? Ah, sì, in questo caso... non importa. Mi dispiace, solo che in questo momento è tutto un po' strano. Non riesco a starci dietro con la testa. Strano? Cosa intendi esattamente? Ti prego, dimmelo. Non ne sono sicuro, fino ad ora è stato come se non sapessi dove stavo andando. Ma anche quando ero senza speranza avevo uno scopo. Finalmente sento di essere vivo, e vivo per combattere. Per combattere? Sì, è come se fosse questa sensazione a dare la forza ai miei pugni. Quello che voglio dire è che combattere e sconfiggere avversari molto forti è quello per cui voglio vivere. Crusade Laia, la pace. Sì, parla con i Terran. Dai loro dei territori che possono occupare. Sciocchezze. Abbiamo valori troppo diversi, non possiamo convivere sullo stesso pianeta. Questo porterebbe solo a conflitti e morte. Anche esseri provenienti da diversi pianeti dovrebbero trovare un modo di andare d'accordo. Silenzio, bambina insolente! Madre! Non dimenticare, Arshem. Prima ancora di essere tua madre, sono la regina di Xydol. Non tollero
la disobbedienza. È ora di andare a casa. Ah no, aspetta, devo incontrare il professore Kamada. Non mi ha lasciato molta scelta. Ora puoi accedere all'ala generale e all'ala amministrativa. Va bene, ma lo farò nel prossimo episodio. Allora, azione non è che ce ne sia stata molta, ma abbiamo scoperto dei bei retroscena sui personaggi che abbiamo conosciuto negli scorsi episodi. Yamato anche, insomma, sembra che ora la regina, la principessa Arcem non sia poi così intenzionata a farlo fuori. Ma comunque, per questo video è tutto. Vi ringrazio ovviamente per averlo seguito. In descrizione trovate sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!